Antonio per tutti ragazzi, sono Davide e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con un video veramente speciale perché voglio parlarvi ragazzi di un gioco che è stato rinviato ben 7952 volte. Infatti sto parlando di Skull and Bones ragazzi, gioco che sarebbe dovuto uscire diversi anni fa, ma è stato rimandato diverse volte. Infatti è stato annunciato addirittura nel 2017 all'E3 di Los Angeles e diciamo che come gioco era molto simile al comparto navale di Assassin's Creed Black Flag. Dai vecchi trailer e gameplay ragazzi infatti potevamo vedere una somiglianza con l'attuale Sea of Thieves ragazzi, il gioco di pirati per eccellenza se così possiamo chiamarlo, che appunto vedeva combattimenti tra ciurme, tesori e ovviamente combattimenti navali che era la parte principale del gioco. Ebbene, sarebbe dovuto uscire se non fosse stato per i 200 intoppi, 300 rinvii, cancellazioni, rework che sono successi durante questi anni. Ma non perdiamoci d'animo perché Ubisoft infatti dopo le due cancellazioni nel 2018 e nel 2019 ci ha annunciato pochi giorni fa che Skull and Bones è ancora un progetto in vita e potremmo vederne il lancio entro la fine di questo anno fiscale, quindi parliamo intorno a marzo 2023. Questo gioco ragazzi addirittura dopo talmente tanti rework che sono stati effettuati sullo sviluppo era diventato molto simile a Fortnite, quindi immaginatevi ragazzi cosa ne sarebbe uscito fuori di questo gioco durante tutti questi anni. Ultimamente però Ubisoft sta avendo dei cali nei guadagni se così possiamo dire, infatti ha perso il 31% degli incassi rispetto al 2020 a causa di, se possiamo dirlo, Far Cry 6 e di Riders Republic ragazzi, che non sono riusciti ad eguagliare il successo dei suoi dei predecessori Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs nel 2020. La casa di videogiochi francese però ragazzi non demorde perché con le prossime uscite è molto ottimista, quali Avatar Frontiers of Pandora e Mario Rabbids Sparks Home. E ovviamente ragazzi se tutto andrà in porto e non ci saranno nuovi rinvii, cancellazioni o magari modifiche del gioco, non si sa mai cosa passa in testa a Ubisoft, uscirà anche il buon Skull and Bones. Tempo fa, secondo delle dichiarazioni di un noto insider, Tom Henderson, Skull and Bones avrebbe anche delle feature, diciamo, survival, dove il personaggio dovrà sopravvivere, crearsi una zattera e man mano con il tempo le missioni riuscirà a costruire una vera e propria nave per andare a scontrarsi con gli altri player. Come dicevo prima, Skull and Bones, essendo molto simile, o comunque dovrebbe essere molto simile al gioco di eccellenza di pirateria, ragazzi, che abbiamo oggi, Sea of Thieves, ovviamente con diverse differenze di grafica e altro, potrebbe apprendere molte cose per diventare molto migliore al lancio rispetto a quello che era Sea of Thieves. Un problema che aveva Sea of Thieves al lancio, ragazzi, era praticamente il numero molto basso di persone che potevano essere in una lobby. Se avete presente, ragazzi, Sea of Thieves ha una mappa veramente molto grande e se non sbaglio i tempi, infatti, il numero massimo non di giocatori, ma bensì di navi che potevano essere contemporaneamente nello stesso server era ben 6 se non sbaglio. Appunto, avendo una mappa molto grande e tanti giocatori o comunque tante navi, la difficoltà ad incontrarsi, avere degli scontri era molto elevata se così possiamo dire. Un altro punto debole di Sea of Thieves che abbiamo trovato e che riscontriamo ancora tutt'oggi nel gameplay è infatti l'intelligenza artificiale e il combattimento, dato che non sono state aggiornate per niente e sono diciamo decisamente scarsi e ripetitivi, infatti con i combattimenti, con l'intelligenza artificiale degli scheletri o comunque di tutti i mob che troviamo dentro Sea of Thieves, e questa cosa infatti potrebbe svoltare in positivo l'uscita di Skull and Bones, che potrebbe inserire delle tecniche di combattimento da diversi Assassin's Creed o comunque dagli altri comparti di sviluppo Ubisoft che appunto possono essere importati per partire con una marcia in più con questo Skull and Bones. Ultimo ma non ultimo ragazzi, la cosa che potrebbe implementare Skull and Bones rispetto a Sea of Thieves sono le ricompense. Ovviamente su Sea of Thieves le ricompense ci sono, ma vengono utilizzate soltanto per cambiare skin, magari skin delle armi, oppure per cambiare la personalizzazione della nave. Una cosa che Skull and Bones potrebbe fare è quella di attivare dei potenziamenti per le navi o comunque abilità del personaggio, per potenza, velocità o comunque cose del genere che troviamo in qualsiasi altro gioco, che appunto potrebbero dare quel qualcosa in più ai combattimenti navali, ai combattimenti corpo a corpo. Se però venisse implementata questa cosa, a parere mio, Ubisoft dovrebbe dare un'occhiata maggiormente anche al matchmaking, dato che si scontrerebbero delle persone con un dislivello di potenza e velocità comunque, come dicevo prima, molto alto. Quindi Ubisoft, se fai questa cosa, stai attento perché io non voglio trovarmi una nave con livello 200 e tutte cose, bombe esplosive e
Abbiamo capito. Quindi ragazzi, il video si conclude qui, vi ho dato un po' un'idea di quello che abbiamo in porto con Skull and Bones e più o meno le mie idee, diciamo, su quello che potrebbe migliorare rispetto a altri giochi. Quindi non possiamo fare altro che aspettare un trailer magari quest'estate o comunque alle 3 per vedere un po' di più di questo Skull and Bones dopo tutti questi rework, rinvii e cancellazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like qui sotto, un commento su quello che pensate anche voi su Skull and Bones e niente, io vi invito a iscrivervi al canale. Qui da Davide è tutto e tanta wine per tutti.